One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Ciao! Oggi parliamo di un film che si distingue per la struttura speciale che caratterizza la storia. Si racconta la parabola di un musicista, un batterista nella fattispecie, e della sua voglia di affermarsi. Ma l'intera storia è declinata quasi come se fosse un film della saga di Rocky, cioè uno di quei racconti motivazionali che hanno un intento pedagogico. Il fatto inusuale sta nell'aver incastonato uno schema, solitamente destinato a un film di ambientazione sportiva, per raccontare la vicenda di un musicista. Questa idea originalissima non poteva provenire che da Damien Chazelle, per intenderci, il regista di La La Land, che ha davvero studiato musica. E si vede. Il film si intitola Whiplash, letteralmente frustata, ed è una composizione di Hank Levy definita dallo stesso Chazelle una dannazione per ogni batterista. L'ambientazione è quella di un prestigioso conservatorio a New York, all'interno del quale c'è un'orchestra meta ambita da tutti gli studenti, diretta dal temibile Terence Fletcher. In questo conservatorio si esercita e studia il giovane percussionista Andrew, mosso dall'ambizione di diventare il più grande batterista jazz della sua generazione. Il ragazzo viene notato dall'insegnante, che lo arruola come riserva nella sua orchestra. L'occasione per il ragazzo si presenta quando, durante un importante concorso, il titolare ha un alterco con il professore e Andrew si trova a sostituire il compagno, portando l'orchestra alla vittoria. Ma le cose si complicano per il ragazzo, poiché l'insegnante è molto esigente e mette a durissima prova tutti i suoi studenti. Il giovane e il professore si trovano ai ferri corti. Il ragazzo decide di abbandonare l'orchestra e mettere da parte i suoi sogni di gloria, denunciando l'insegnante su consiglio del padre. La storia tra i due non finisce qui. Ora è sbagliato, rallenta. Di nuovo, 5, 6, ehi! Eri veloce o eri lento? Io non lo so. Se ti permetti di sabotare il mio lavoro, io ti sgozzo come un maiale! Dio del cielo, ora ti metti a frignare come un poppante. Sei un inutile frocetto che ora si è messo a piangere sulla mia batteria come una fottuta bambina di 9 anni. Pare che il regista Chazelle non dicesse mai cut per avvertire Teller che la scena di musica fosse finita, così da ridurlo davvero allo stremo fisico. J.K. Simmons, invece, pur diplomato in pianoforte, ha preferito prendere qualche ripetizione per le scene in cui appunto suona il piano. Questa ibridazione di generi cinematografici ha portato buoni frutti, poiché ha permesso al film di ricevere 5 candidature agli Oscar, vincendone 3. Migliore attore non protagonista per J.K. Simmons nel ruolo del temibile insegnante, più 2 premi tecnici come miglior montaggio e missaggio sonoro. Golden Globe sempre per Simmons e una serie di svariati altri premi prestigiosi, in quanto questo film, oltre ad aver avuto un buon successo al botteghino, ha anche avuto un eccellente riscontro della critica. Whiplash è disponibile su TeamVision, Google Play Film, Prime Video. Fazzoletti 4 su 5, un film dal ritmo esemplare come quello della composizione da cui prende il titolo. Buon fine settimana! Per questa settimana abbiamo terminato. Che film guardo stasera lo scrivo con Mauro De Marco. Ripresa e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.